Giuseppe Conte è furibondo perché Matteo Renzi ed Elly Schlein, secondo lui, hanno un disegno. E non è tanto secondo lui, perché lo stesso Matteo Renzi ha detto che lui ed Elly Schlein si sentono spesso perché quelli che hanno un disegno si sentono per l'appunto spesso. Fossimo nella commedia all'italiana, sarebbe il più classico schema. Lui, lei, l'altro, che è quello che nella sceneggiata napoletana è diventato isso, issa e o malamente. Ma qual è il disegno che hanno in mente Elly Schlein e Matteo Renzi e che non piace affatto a Giuseppe Conte? In poche parole, che cosa sta succedendo? Partiamo dalla fine. Matteo Renzi, che come la storia recente e meno recente ha dimostrato, è bravissimo a intercettare le crisi altrui, quanto non è bravo probabilmente a intercettare le crisi proprie, è convinto che la legislatura non vada a scadenza naturale. Si è convinto, insomma, che la crisi politica che è maturata all'interno del centrodestra e che sta esplodendo in tutte le sue forme nel dibattito che accompagnerà il governo Meloni alla legge finanziaria, non lasci grandissimo respiro. Probabilmente non sarà questione di settimane. Forse nemmeno di mesi, ma Renzi teorizza ormai in privato che la legislatura non arriverà a scadenza naturale perché questo centrodestra, secondo lui, è destinato a implodere. E anche Elly Schlein si è fatta persuasa, citando il commissario Montalbano del grande Andrea Camilleri, che comunque la crisi politica del centrodestra sia persino più vicina di quanto la cronaca sembra indicare. Per cui è necessario organizzare il campo largo. Ma come si organizza il campo largo? A questo punto dobbiamo fare un passo indietro di qualche mese, quando Matteo Renzi lentamente ha cominciato ad avvicinarsi alla sinistra della coalizione di centrosinistra, mollando il presidio riformista che era stata, diciamo, la sua ragion d'essere, la ragion d'essere Italia Viva. Del referendum, per esempio, sul Jobs Act, su cui ha raccolto le firme, non parla più, è concentrato sulle autonomie differenziate, si è concentrato in tutte le battaglie in cui Italia Viva mostra la faccia dell'opposizione muscolare, persino di più di Fratoianni e Bonelli e persino di più della agguerritissima pattuglia del Movimento 5 Stelle. Infatti, fateci caso, non appena c'è un ministro o un esponente del governo che a vario titolo finisce nei guai, Renzi è sempre il primo pronto retoricamente, con le armi della retorica e della politica, a randellarlo, anche in certi casi minacciando o presentando delle mozioni di sfiducia. È successo con la festa di Capodanno con tanto di spari a cui era presente il sottosegretario Delmastro, è successo col treno fermato in piena corsa per far scendere il sottosegretario Lollobrigida, era successo ai primi vagiti del caso San Giuliano ed è successo persino col contestatissimo primo intervento di Alessandro Giuli alla Camera. Quindi quando Renzi ha cominciato a presidiare la parte sinistra della coalizione, lì aveva già deciso che la sua candidata premier, quella per cui vuole fare la corsa, quella a disposizione della quale vuole mettere le stesse armi tattiche e strategiche messe a disposizione per esempio di Mario Draghi quando diventò Presidente del Consiglio, è Elly Schlein. Quindi tandem Renzi-Schlein, un dialogo sotterraneo che va avanti da molto prima che la partita del cuore all'Aquila, con tanto di assist che Renzi ha servito a Schlein, che Schlein ha trasformato in gol, da molto prima che quindi questa storia andasse sul proscenio. Ma che cosa c'è? Qual è il piatto forte del dialogo, anzi qual è stato il piatto forte del dialogo sotterraneo tra Renzi e Schlein che ha reso questa coppia apparentemente così distante, in realtà così vicina? Renzi, insomma, si è messo in testa di fare il queen maker, cioè di portare Elly Schlein dalla leadership del Partito Democratico fino alla nomination come candidata premier del centro-sinistra. Il discorso che le ha rivolto, secondo quello che testimoniano tantissimi esponenti, a microfoni spenti ovviamente, tanto di Italia Viva quanto del Partito Democratico, è stato semplicissimo. Della serie, cara Elly, se tu rimani ferma, prima o poi, quando si tratterà di decidere chi rappresenterà la coalizione come candidato premier contro Giorgia Meloni per il centrodestra, verrà fuori un'opzione riformista, una soluzione alla Paolo Gentiloni o alla Beppe Sala, per esempio, sindaco di Milano, che sono due opzioni che rimangono in questo momento congelate. Altra cosa è se io, che sono il turbo riformista, quello addirittura accusato di intelligenza con la destra, quello che voleva fare il grande centro, ti porto per prima. Schlein si è fidata e probabilmente ha fatto bene perché le altre candidature, per l'appunto, alla premiership sono
sono in questo momento rimaste nell'ombra. Da lì parte il tavolo comune sotterraneo tra Schlein e Italia Viva, un'intelligenza Schlein-Renzi che non piace ovviamente a Bonelli e Fratoianni, men che meno a Giuseppe Conte, che ha sollevato ovviamente la questione minacciando addirittura di mandare all'aria il campo largo, anche se la minaccia messa a verbale da Vespa è un po' rientrata, e quindi si va avanti e il dialogo prosegue molto a livello locale, quando tantissime iniziative che sono organizzate indifferentemente tra Partito Democratico e Italia Viva hanno come ospiti d'onore ora i renziani alle iniziative del PD, ora i democratici all'iniziativa Italia Viva. Quindi tutto questo parte da un patto per la premiership, patto che veramente ovviamente ha mandato su tutte le furie Giuseppe Conte, che prima di ribellarsi plasticamente ha detto chiaramente al telefono a Schlein: guarda, se va avanti questa cosa la nostra coalizione finisce. E quindi eccolo il disegno in tutta la sua forma, cioè trasformare il campo largo in una coalizione che venga guidata da Elly Schlein, quindi togliere, diciamo, di mezzo tutti i possibili avversari che Schlein può trovarsi nel perimetro della scelta dei candidati alla presidenza del Consiglio, e quindi questo discorso andrà avanti. Resta ovviamente il rebus di Giuseppe Conte, molto dipenderà ovviamente dalla tenuta della coalizione in Liguria, dove sappiamo che Italia Viva non sarà presente, mentre il Movimento 5 Stelle e PD insieme alla sinistra sostengono Andrea Orlando, e tanto dipenderà da quanto filo da tessere il Partito Democratico dimostrerà, per esempio, di avere in solitaria sul peso delle liste nelle elezioni di Emilia Romagna e Umbria. Di certo c'è che questa intelligenza, diciamo, collettiva che riguarda Renzi e Schlein va avanti. Schlein non ne parla apertamente, ma il suo continuo appello a una coalizione unitaria, quindi sottotesto con Renzi, in cui non ci siano spazio, non ci sia assolutamente spazio per i veti, leggasi quelli di Giuseppe Conte, in parte anche della sinistra, va ovviamente in questa direzione. È una partita che sta ovviamente alle battute iniziali, ma attenzione, un'eventuale accelerazione della crisi. Attenzione, prima politica che è aritmetica del centrodestra accelererebbe un processo che è nel centro-sinistra è già in atto. Una cosa è certa: Matteo Renzi e anche Elly Schlein sono convinti, a ragione o a torto, che non le ore, non le settimane, ma il centrodestra di Giorgia Meloni abbia quantomeno i mesi contati. E il punto interrogativo è: quanti sono questi mesi? Entro quanto bisogna farsi trovare pronti?